L'acqua ha portato via la mia casa e i miei figli. Così nel maggio scorso un residente dello Stato federale di Irshabel nel cuore della Somalia, paese che assieme a Etiopia e Kenya ha sopportato 5 stagioni piovose consecutive dal 2020 al 2022 durante la peggiore siccità degli ultimi decenni nel Corno d'Africa. Nel 2022 più di 110 milioni di persone sono state direttamente colpite nel continente africano da rischi meteorologici, climatici e legati all'acqua. Lo afferma da Ginevra l'ultimo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. L'Africa è responsabile solo di una frazione delle emissioni globali di gas serra, ma soffre in modo sproporzionato del cambiamento climatico. È il giorno in cui si è aperto a Nairobi, in Kenya, l'Africa Climate Summit. 20.000 delegati da oggi fino a mercoledì alla presenza del segretario delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. One of the most dangerous issues in all of human history. Una questione che è tra le più pericolose della storia umana, ha avvertito l'inviato USA John Kerry. L'obiettivo, ha spiegato il presidente del Kenya, William Samoei Ruto, è un'azione ambiziosa per il clima, riprendendo gli obiettivi dell'accordo di Parigi del 2016, riducendo le emissioni di gas nel continente, riattivando un fondo verde locale e riaffermando la necessità di finanziamenti per tradurre gli obiettivi in realtà. Sulla stessa linea l'Unione Africana, per un incontro che si inserisce strategicamente a poca distanza dalla 28ª conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico COP28 tra 87 giorni a Dubai, un processo che appare tutto in salita, ma a livello di confronto avviato.